Buongiorno, buon lunedì dalle prime pagine di Frazzi Antonio. Dunque, facciamo le prime pagine stamattina, rapida, rapida. Dunque, un saluto a tutti. Dunque, vediamo quale prime pagine. Oggi andiamo un po' di fretta, facciamo soltanto un video sulle prime pagine e poi lo mettiamo in rete come al solito. Dunque, intanto un saluto a tutti, un saluto a Claudia, a Frank68 e tutti i ragazzi del gruppo. Intanto vediamo le prime pagine della Gazzetta dello Sport. Sanabria, Ibra Toro pronto per il derby. Milan, Giro d'Europa a caccia dei baby talenti. Dunque gli azzurri battono 2-0 a Sofia in Bulgaria, bis Italia. Dunque questa è la prima pagina dunque della Gazzetta dello Sport. Dunque primo successo in Bulgaria, apre il rigore di Belotti, poi il gioiello di Locatelli. Mancini imbattuto da 24 gare a una da Lippi e in testa con la Svizzera mercoledì in Lituania. Dunque Buffon prova da Dio, vuole fare il titolare, se non c'è un top club chiudo con il calcio. Handa, la scelta più difficile. Handa ritorna negativo. Il portiere dell'Inter sempre presente. Dunque il gol di Ronaldo, il gol negato a Ronaldo, scoppia il caso, tecnologia, Hamilton è ancora il re, dunque Verstappen si inchina. Che peccato, MotoGP, dunque Vitales che guasta feste Ducati, dunque. Questa era la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Andiamo avanti con le prime pagine. Dunque il Tutto Sport, vediamo cosa intitola stamattina. Dunque bravo Pecco, dunque aia, andata a finire la prima pagina. Ecco. Bravo Pecco, il torinese della Ducati sale sul podio terzo nella gara inaugurale della MotoGP in Qatar, vince Vinales davanti a Zarco, sempre più su Ducati. Dunque il Gallo canta vittoria dunque del 0-2 a Bulgaria, Bulgaria-Italia 0-2, dunque il Gallo canta, dunque Mancini numeri da Grande Italia, il mondo è il mio toro, dunque da derby, dunque l'Uomo Ragno, Handa e Gigio, Handanovic Super, Donnarumma sceglierà il meglio per il futuro, Sciacalli sul web, ora basta l'ira di Prandelli, Formula 1, Leclerc sesto in Bahrain, si riapre, si riparte da Hamilton, Lewis spunta in un duello, la spunta in un duello a ruota con Verstappen. Questa era la prima pagina del Tutto Sport, dunque di lunedì 29 marzo. Dunque, andiamo avanti con l'ultima pagina dunque dei quotidiani sportivi, dei Zazzaroni, il Corriere dello Sport. Dunque il Corriere dello Sport, vediamo qua. Qualificazioni mondiali, il Qatar bis degli azzurri dopo l'Italia del Nord. L'Italia non tradisce, vince 2-0 in Bulgaria senza perdere, ma nel finale legittima il successo. La sblocca dunque Belotti sul calcio di rigore, il raddoppio porta la firma di Locatelli. Sfatato il tabù di Sofia, la serie si allunga 24 gare. Dunque, mercoledì a Vilnius contro il Milan, anche gli elvetici a punteggio pieno. Questa squadra è una polizza. Dunque, Mancini felice, avanti così, dovremo lottare con la Svizzera perché non possiamo rinunciare alla tecnologia, il caso mondiale. Fango social su Prandelli, oltrepassato il limite. Dunque, sempre Formula 1, dunque, sempre Hamilton. Dunque, vince anche in Bahrain, secondo Verstappen, colpo Vinales, Bagnaia. Bannaia, terzo. Dunque, queste erano le prime pagine dei corrieri dei giornali. Dunque, di mercato c'è solo una notizia che forse c'è uno scambio tra Rabiot e Van de Beek. Staremo a vedere in estate cosa succederà. Dunque, questo è tutto. Dunque, ragazzi, questo è tutto. Sono 5 minuti e qualcosa. Vi saluto e vi aspettiamo domani con le prime pagine. In diretta, dunque, verso le 11:50, così, o forse anche più tardi, vediamo. Intanto oggi sarà solo un breve video. Ragazzi, vi saluto e una buona giornata a tutti. Ciao, ciao, ragazzi.